Oh, ragazzi, oggi parliamo di un altro settore che faccio, che è un settore un po' sempre di nicchia, perché io faccio sempre il settore di nicchia. Perché vi faccio vedere? Aspetta, quella che è? Aspetta. Retro discount? No. Officina? No. Discount gomme? No. Automobili di gruppo? No. Eccolo qua, Cubicatura Milano. Top. Cubicatura e Water Transfer Printing, che è già presente sul mio canale YouTube e comunque è già presente anche come pagina di Facebook. Qualche piccolo test campione ce l'abbiamo qua dietro, proprio nel muro. Ci sono una serie di prodotti, tra virgolette, quelli più usati dai miei clienti: i carboni, i legni, i marmi, i teschi, Mario Bros, i camouflage. C'è un po' di roba. Cioè. Poi andiamo un po' a curiosare anche questi campionamenti. Oggi vi faccio vedere un attimino un po' la procedura dall'A alla Z per quanto riguarda la cubicatura. Che cos'è la cubicatura? È la personalizzazione di un pezzo dove si può verniciare, poi cubicare di qualsiasi oggetto, qualsiasi pezzo, qualsiasi oggetto. Quindi può essere sia dell'automotive ma anche della personalizzazione. Le borracce, le scarpe, i caschi, i cinturini degli orologi, gli occhiali. Veramente, ragazzi, ne avete di tutti i tipi. Infatti, oggi vi faccio vedere quattro cavolatine da personalizzare. Bene, mi vesto e vediamo subito. Allora, qua abbiamo dei pezzettini, io poi ho fatto anche altri che ce l'ho già di là in area verniciatura. Allora, questo qua era del telefono che avevo già fatto a più o meno di 4-5 anni, va rigrattato con la carta abrasiva. Non c'è bisogno di togliere la vecchia cubicatura, basta comunque, diciamo, rigrattarlo, ok? Perché questo qua è un pezzo già fatto da me personalmente. Quindi questo è tappo quello della batteria del telefono cordless, eccolo qua, che l'abbiamo personalizzato perché ognuno della postazione ha una grafica diversa. Poi vediamo che cosa fare, ragazzi. Vediamo perché poi utilizzerò oggi i neri, quindi vediamo un attimino col nero cosa si può fare. Vediamo che magari abbiamo qualcosa di bellino. Ok. Poi abbiamo questo porta tablet, porta telefono, anche questo mi faceva schifo verde, lo andiamo a personalizzare solo sulla parte anteriore. Ok, dietro non mi interessa. Anche qua bisogna grattarlo. Vi ricordo sempre che la grana per fare questi lavori è la 400. Bene, e così si va avanti con gli altri pezzi. Bene, ragazzi, volevo farmi queste lampade. Ah, no, scusate. Parte le lampade, questa è la lampada UV, proprio la lampada per poter scaldare i pezzi prima del lavoro di verniciatura per poi passare alla cubicatura. Ricordiamo che la verniciatura cubicatura è solo esclusivamente passaggi. Quindi non è che il video 10 secondi, ah bella, te la porto, aspetto lì e me la fai. No, c'è tutta una procedura, infatti vi volevo far vedere. Anche da un singolo pezzettino come questo c'è tutta la procedura. Qui ho anche dei pezzi di un Alfa Romeo, di una Giulietta, sono praticamente le maniglie, sono cromate. Andremo a fare l'ancorante per metalli e l'ancorante anche per plastiche. Quindi vado a fissare la base per poi dopo dargli il nero perché farò tutti i carboni. Poi andremo a vedere che carbonio: il carbonio reale silver, il bronzo, il gold, il VRP, quello che è, ragazzi, non è un problema. Quindi scaldo un attimino i pezzi e poi jolly primer e si va. Vai! Bene, ragazzi, faccio su l'ancorante. Saluto anche Gianluca, mio fornitore di cubicatura.it. Aio! Allora, questo piccolino lo tengo in mano. Ok, questa è la prima mano. Ricordo sempre che sono tutti prodotti all'acqua e abbiamo anche l'aspirazione. Questo qua era il discorso del telefono. Questo potrei anche non darglielo, però siamo qui, glielo diamo. Poi li mettiamo tutti sulla lampada. Questa è una parte di un obiettivo, il copriobiettivo di una fotocamera Sony. Materiale plastico, quindi comunque un buon ancoraggio. Ok? Allora, signori, diamo più mani, diciamo acceleriamo un po' il video. Ricordo sempre che questa procedura non è una roba da 5 minuti. Quindi più mani, si fa la base e poi dopo ci dà il nero, ok? Bene, si parte ancora con il nero. Ricordo sempre che noi lavoriamo con prodotti all'acqua. Per fare i video, ovviamente, mi sono tolto
La maschera, che non è la maschera di Batman, eh. Bene, attivatore, siamo già praticamente quasi alla fase finale. Siamo un po' più di metà, dai. Allora, io utilizzo come sempre tutte le pistole in base a quello che faccio. Non è una pistola per tutto. Pistola per nero, pistola per il bianco, pistola per l'attivatore, ok? Quindi questo è l'attivatore che utilizzo, si chiama l'eco attivatore per tutte le temperature, quindi estate, inverno, e questo è proprio il cuore della cubicatura. Grazie a questo tipo, questo prodotto chimico, riesci a fare il trasferimento della grafica dall'acqua al pezzo, ok? Lo vuoi vedere, eh? Rimani sul video che te lo faccio vedere. Rimani, rimani. Bene, allora, qua abbiamo... ho dei pezzi che sto facendo così per test, per fare i video, e poi di un cliente, quello della Giulietta. Quindi, quello della Giulietta ha scelto il carbonio reale silver, che vi faccio vedere il pezzo già finito, ok? Il pezzo già finito con trasparente UV, che poi vi faccio vedere, trasparente lucido UV. Questo pezzo è in carbonio reale silver. È caduto. Vai, pazienza. Quindi, che cosa sono questi pezzi? Allora, abbiamo scelto un po' di grafiche sui carboni, ne ho un po', che sono tra l'altro anche in casa, quindi il carbonio VRP, gold, il bronzo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, per fare un attimino un po' di personalizzazioni, ho fatto, per esempio, adesso mi piace molto il carbonio VRP gold, che la parte del telefono ci sta, direi che ci sta, quindi andiamo a fare il pezzettino del telefono. Vi faccio vedere un po' come si va a fare la delimitazione dell'area di cubicatura. Ok, si sta un po' belli larghi, perché il pezzo comunque ha bisogno di sprofondare anche sui bordi, e andiamo a fare questo tipo di rettangolino. Rettangolino, sperando che sia un rettangolino, no? Poi dopo tagliamo con il cutterino, tutto piccolino, perché è un pezzo piccolino. Tra l'altro, ragazzi, i pezzi piccolini a volte sono anche più difficili di pezzi grossi. Cara mia, è così. A volte capita. A volte capita. Ok. Tac! E facciamo già la nostra delimitazione. Ok. Tagliamo qua, tagliamo di qua. Questo lo spostiamo. Qua non abbiamo tagliato bene, andiamo un po' più a incidere. Qua abbiamo il tavolo fatto in vetro, quindi anche se graffio, chi se ne frega, perché è proprio fatto apposta. Poi, su questo tipo di grafica che io conosco molto bene, si vanno a fare delle piccole incisioni laterali, perché la grafica in acqua vedrete che si allarga. Soprattutto questa grafica. È fondamentale capire il materiale che abbiamo, quindi io questo tipo di grafica le conosco bene, quindi so come reagiscono. Allora, mi sto già scocciando tutto, perché sennò magari tichini e il pezzo qua bianco per non sporcarsi cola nell'acqua e quindi facciamo il danno. Ah, sono ben stretto. Bene. Ricordo che qui stiamo lavorando con acqua sporca, ok? Non ci sono solventi, non c'è niente, è un'acqua normalissima, ok? Cominciamo. Allora, il senso delle grafiche, la parte appiccicaticcia va sotto nell'acqua. Bene, si va a posizionare il pezzo. Le sponde molto larghe, perché la grafica tende ad allargarsi. Vieni, vieni a vedere. Vedi, si è allargata, le bolle, bisogna toglierle soffiando, chiudiamo un po' le sponde, siamo pronti con l'attivatore. Una bella velata, lui si allarga, siamo ormai arrivati alla fase conclusiva, andiamo a fare il pezzo del nostro amico Yuri. Voilà!
super top. Allora, qua abbiamo praticamente concluso. Si poteva utilizzare il fissativo d'immagine, ma col trasparente UV nuovo andiamo diretti. Abbiamo fatto il lucido, scegliamo il lucido, bene. Prima mano leggera, ragazzi, eh. Allora, signori, what is this? Ci mettiamo anche gli occhiali gialli per proteggere la vista. Trasparente UV. UV perché abbiamo il macchinario per poter saldare il processo di trasparente in pochi secondi, che ve li faccio vedere. Abbiamo trasparente, in questo caso lucido, ma anche l'opaco. Solvente all'acqua. Andiamo a serrare il tutto. Andiamo a vedere? Mi sa che poi la telecamera qualche problemina ce l'ha, perché col trasparente, con l'UV, con questo macchinario disturba un po' le frequenze. Andiamo a vedere, dai. È bello, ragazzi, di avere le tecnologie e poterle sfruttare. Guarda che roba, ragazzi. Con questa lampada, che non è la lampada quella che utilizziamo per scaldare i pezzi, Questa è proprio una lampada apposta per i prodotti a UV, che ormai praticamente la tecnologia della cubicatura, praticamente io sto utilizzando quasi tutti, o comunque a breve diventeranno tutti prodotti UV. Quindi siamo sicuramente veloci, precisi, e la qualità del trasparente UV è praticamente come fosse una resina, quindi molto potente a livello proprio anche antigraffio. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo! Allora, il macchinario ha una sua, diciamo, temperatura esercizio, che è 11.5 A, che dovrebbe essere ampere forse, ma non lo so, non me ne frega niente, perché comunque dai 10.8 agli 11 si può tranquillamente scaldare, perché praticamente il processo è come se fosse, come se scalda, no? Ma scalda, ma penetra all'interno della chimica. Devo dire che io quando l'ho visto lo voglio. Ragazzi, siamo a conclusione. Guardando l'orario, per fare 4 pezzettini, mezza giornata, 4 pezzettini. Quindi il discorso è, cubicatura, vengo lì 5 minuti? No. Come avete visto, la qualità anche di trasparente è molto alta, guarda che figata. Piccoli dettagli nella presentazione fondamentali per distinguersi. Quindi vi do sempre un consiglio, se volete fare un qualcosa di personalizzato, nell'auto, nella moto, nel camion, nella casa, nel tempo libero, nello sport, sapete che con me potete farlo. Sempre mi mandate un bellissimo informazione tramite email info@cubicaturamilano.it oppure per WhatsApp, sempre fotografie, misure dei pezzi, così vi riesco a dare una quantificazione di quello che è il lavoro, tempi e costi. Come sempre qua vi ricordo alcune delle mie grafiche che trovate sul sito cubicaturamilano.it nella linea shop, potete trovare la linea shop dove trovate tutti i miei film o le mie grafiche, potete scaricarvi anche i PDF, sempre nei cataloghi potete scaricare, così vi vedete tutte le categorie, cosa vi piace. Ragazzi, da me RGC, il mio hashtag, Roberto Godiricianne, i miei 4 social, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, iscrivetevi. San Zero Lambro, via 1 Maggio, Civico 16, il telefono 02 98 26 0207, il cellulare è il 351-7048-847. Ovviamente oggi è Cubicatura Milano. Un bel like su Facebook, Ragazzi, alla prossima, Da Cubicatura. Questo qua, Cubicatura Milano.